Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Vogliamo portare Gesù agli altri? Vogliamo essere evangelizzatori veri? Recuperiamo i nostri gesti umanissimi, quell'umanità che Dio ha stampato nel nostro cuore, quell'umanità che Dio ha tracciato nella nostra mente e nella nostra vita. Perché più saremo umani, totalmente umani, più saremo vicini a Dio. Lo dice, sono le parole, insomma, dell'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, pronunciate durante la Santa Messa in Cena Domini nel Venerdì Santo di questa Pasqua 2017, quando il presule ha fatto un gesto molto significativo, ovvero sia la lavanda dei piedi a 12 giovani della nostra arcidiocesi. E di questo parleremo durante la nostra puntata di incontri con, appunto, la voce anche di alcuni di questi ragazzi, di due di questi ragazzi. Lo dice, ha ricordato il presule, anche la Costituzione Apostolica Conciliare Gaudium et Spes. Ciò che è umanamente bello, ha riportato Monsignor Valentinetti, importante, fondamentale per la vita dell'uomo e cristianamente bello, importante e fondamentale per la vita di fede. Cristo non passa sulle nostre teste, non è solo il Signore da contemplare e da adorare, ma Cristo passa dentro la storia della di questa umanità, della nostra umanità e dell'umanità di tutti coloro con cui veniamo in contatto. Passa nella storia di questi ragazzi aperti al futuro, aperti alla vita, o degli altri 500 ragazzi che mercoledì santo hanno partecipato alla messa crismale. Passa per la storia dei bambini qui presenti che sono la nostra speranza per un futuro più bello e umano. Un augurio rivolto verso un mondo che al contrario si sta disumanizzando. Perlomeno il mondo cosiddetto progredito, ammonisce il presule, si sta disumanizzando e se si disumanizza si scristianizza. Recuperiamo questi bei gesti d'amore e fraternità. E saremo senz'altro in sintonia con quanto il Signore ci dona. Lui si china davanti a noi per lavare i nostri piedi. Lui ci invita al suo banchetto per fare con noi comunione. E tra i giovani che hanno ricevuto questo gesto ce ne sono anche di impegnati in servizi caritativi, in strutture appunto caritative, al fianco dei più deboli, dei più poveri e delle persone più bisognose, magari perché alle prese con l'esperienza della malattia. Ma ascoltiamo le voci di alcuni di questi giovani, due in particolare. Eccole. A Radio Speranza siamo con Rosangela che è collegata telefonicamente con noi. Ecco, Rosangela, tu hai vissuto questo momento, insomma, della lavanda dei piedi con l'arcivescovo. Com'è stato? Salve a tutti. Sì, ieri sera sono stata alla lavanda dei piedi con l'arcivescovo. Beh, è stata una sensazione, c'è stata un'esperienza abbastanza particolare perché sinceramente era la prima volta che mi succedeva. Essendo una donna, non sempre le donne vengono chiamate per questo gesto. E quindi è stata abbastanza particolare come sensazione. A parte vedere proprio l'arcivescovo che si chinava davanti ai nostri piedi, è stato abbastanza emozionante. E sicuramente, come ho detto, il fatto di trovarmi a 22 anni lì, normalmente vengono chiamati appunto i maschi, ma soprattutto cioè i bambini. Questa volta invece eravamo tutti giovani, tutti provenienti da movimenti diversi, quindi si sentiva anche questa diversità tra di noi, però comunque una sensazione anche di comunità, era stata abbastanza particolare e molto emozionante. Eccoci qua, siamo collegati telefonicamente con Marilena. Marilena, qual è il tuo augurio appunto per questa Pasqua? Volevo fare un augurio speciale a tutti i giovani affinché il Signore li aiuti a seguire la via del bene, come Lui stesso ci ha insegnato. Per poter vivere una vita e un futuro pieno di luce, secondo il suo esempio e sotto la sua guida. Ecco, tu sei stata una delle giovani, insomma, dei giovani a cui il vescovo ha fatto il gesto della lavanda dei piedi. Ecco, com'è stato quel momento? Ce lo puoi dire? È stato un momento importante,
soprattutto perché ho condiviso questa esperienza con altri ragazzi anche che non conoscevo. Quindi è stata un'esperienza nuova perché il vescovo ci ha spiegato che mentre l'anno scorso era stata fatta da persone adulte, quest'anno ha dato la possibilità di far fare questo gesto ai giovani come per, diciamo un po' per dare un messaggio significativo e nuovo di apertura ai giovani verso la Chiesa, verso gli altri, per far sì che comunque si vadano a trasmettere dei valori nuovi, comunque di ospitalità, di aiuto verso le persone più bisognose e anche facendo riferimento al messaggio di Papa Francesco, che è il fatto che i ragazzi devono essere più audaci nelle loro scelte, quindi anche il saper rischiare, seguire magari per chi ne ha il sentore la parola di Dio in maniera più approfondita. Allora, grazie Marilena e auguri di buona Pasqua. E La ringrazio, auguri a tutti. con le testimonianze di questi ragazzi noi ci salutiamo dalla direzione, dalla redazione, dalla regia e da tutti i collaboratori di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, l'augurio di una Santa Pasqua 2017. Buona Pasqua a tutti.